Carissimi cittadini, siamo alla vigilia di un Natale diverso, anomalo, a momenti surreale, che certamente non dimenticheremo. Porta con sé le conseguenze che il mondo intero sta vivendo, la rinuncia a ciò che era la nostra preziosa normalità, la nostra insostituibile quotidianità. È stato ripetuto tante volte, ma lo vogliamo ribadire e sottolineare. Torneremo ad abbracciarci, ad esprimere appieno le nostre emozioni, a mostrare la nostra gioia con i sorrisi più belli, perché saranno l'espressione di chi ha imparato ad apprezzare le più banali libertà. Torneremo a vivere intensamente ogni singolo momento, ma potremo farlo a breve se sapremo vivere questo Natale da cittadini consapevoli e responsabili, rendendolo più sobrio, più vero e meno incosciente. Dovranno essere festività diverse per il bene di tutti, in difesa dei più fragili e nel sacro rispetto del lavoro immenso che stanno portando avanti i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine, la protezione civile e le associazioni. Trascorriamo dunque con attenzione, ma anche il più serenamente possibile, questo fondamentale appuntamento cristiano, ricordando che se vogliamo viverlo nel segno della solidarietà e del rispetto, dovremo essere capaci di rinunciare al tanto per riscoprire il valore del poco. Perché, come evidenzia Papa Francesco, non c'è pandemia, non c'è crisi che possa spegnere questa luce immensa, questo faro indispensabile a trovare la via anche quando sembra esserci il buio più profondo. Carissimi cittadini, buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie, con sincero affetto.